Ragazzi, mi trovo di nuovo qua in Val Seriana. Sono nuovamente con Pietro, la mia guida locale, di Buongiorno. nuovo Ardesio, e continuiamo il tour degli allevamenti perché non siamo riusciti Esatto, l'altro giorno. il tempo corre veloce, ma gli allevatori che aspettano Regio sono sempre tanti. Questa mattina siamo qui in un'azienda agricola di Ardesio, l'azienda più antica di Ardesio, perché è da generazioni che fanno questo lavoro. Ti presento Costanzo e la sua famiglia. È all'imbocco del paese e vedrai che è una Si bella vede, è azienda là anche che corre, questa. che scappa. Stanno Andiamo a facendo ottimo vedere. mestiere. E fanno anche trasformazione dei Sì, formaggi e lavorano tutto. proprio il formaggio, i loro Ma animali. è la proprietaria. Ecco, questa è la sorella del titolare. Ah. Ciao. Io sono la sorella di Costanzo. Costanzo è il ragazzo che prima è andato, il titolare sarebbe effettivamente lui. E niente, abbiamo E una tu dai una piccola. mano. Io do una mano più che altro dalla parte burocratica, Ah, lavorazione del che formaggio e quella vendita. che Sì, ci sommerge di lavoro. però diciamo che la parte più importante, più pratica è Costanzo, che si occupa Allora dei andiamo. bovini, dei terreni, di tutto, Che segui. razza allevate? Allora, non abbiamo una razza ben definita, abbiamo le brune Ok. e poi delle meticce. Noi da generazione in generazione alleviamo le Quanti tante. generazioni ho Aspetta, allora, c'era mio visto? nonno. Ok. Di chi è andato avanti mio papà è morto l'anno scorso, mio fratello è sempre stato nell'attività ormai c'è 50 anni ed è sempre stato quello vivo Ciao. e sta andando avanti lui. Dopodiché io ho quattro figli, si spera che magari uno dei miei Ecco, figli vada uno è avanti. là con la nonna. Sì, questa qua è l'ultima Chiara, lei è mia mamma, diciamo Bravi, bravi. Colei che manda, che ci passa tradizioni, che ci ha insegnato un po' il mestiere, diciamo, secolare. Colei che, E poi nonostante l'età, è sempre in mezzo. trasformate il latte, Sì, fate formaggi, formaggi. sì. Facciamo formaggi di produzione nostra, lavorazione a latte crudo. Non abbiamo un quantitativo molto alto, perché noi facciamo sia vendita di formaggi a privati, anche allevamento di Di vitelle. vitelli, fate anche l'ingrasso Sì. anche. Ok. Vendiamo a privati tutti della zona, bene o male, a famiglie, un quarto, mezzino, dipende in base alla richiesta che è, però sono anche questi personaggi secolari che vengono, sono sempre venuti, anche loro da Non è tradizione in la tradizione piccola, vanno non è avanti. qua la piccola. Lei, precisiamo, ha Come ti l'età chiami? Ciao! Ma che occhi buongiorno, azzurri mamma che ha! mia. Questa qua è la mia ultima Chiara. E quanti ne hai? Quattro? Hai detto? Quattro. Bravo! Il più grande è 8. Pietro, e dopo vengono le tre femmine, Elisa, Giulia e Chiara. Ok, andiamo a vedere l'allevamento Vieni, allora. vieni che ti facciamo vedere la stalla. Con le quale le vacche coricate. Mi dicevi che razza sono incroci? Brune, principalmente brune, e poi abbiamo anche delle meticce. Se vieni dentro dal davanti le Ah, vedi. passiamo da davanti. Le vediamo qua, teniamo quelle da latte, infatti avremo una trentina di capi in tutto tra vitelli e mucche. 10 lattazioni a fase rotatoria. E niente, queste qua sono tutte quelle da latte, ognuna ha il suo nome. Cerchiamo di allevare sempre le nostre vitelle interne, scegliendo in base alla mucca. Vi fate voi la Sì, genetica e facciamo tutto, noi, sì. sì. Qui invece abbiamo, queste qua sono quelle gravide, manze, due o tre manze, perché non è che riusciamo a levare chissà tanto, facciamo due barra tre manze all'anno, leviamo. E poi scendiamo, abbiamo i vitelli da macello, diciamo. Questi qua vanno al macello, là ci sono dentro quelle due che alleviamo e le altre ancora da macello. Gli diamo noi il latte e gli diamo ancora il latte. Fino ai 3 mesi gli diamo il latte, dopo iniziamo un po' a svezzarli. Date il latte delle vostre Sì, mucche. sì. Infatti non lavoriamo molto latte, anche per questo motivo. Lavoreremo sì o no un quintale Al al giorno, giorno sì. Le nostre mucche faranno sì o no c'è anche il maiale il là, per maiale per uso la vostra familiare. Sì. produzione. Macelliamo e lo macelliamo internamente ed è per uso familiare. Dato che siamo anche una famiglia un po' numerosa, facciamo quello. E Ed niente. estate andate in galpeggio o? Allora, noi quelle da latte le tiene qua a casa. Sì, a Abbiamo i prati, li fa girare a rotazione pascolate qua nei sempre. prati. Mentre le manze e quelle comunque, le gravide, che Sì. vanno a partorire barra settembre, barra ottobre, vanno in alpeggio e vanno su in Val Sanguigno, che Ah. sarebbe una montagna sopra Valgoglio, non so se la sentite nominare ancora. Ok.
è andato su una bella valle aperta. Sì. È una bella valle aperta e c'è il ruscello, c'è tutto, ci troviamo bene. È da anni che vanno là. Prima, quando c'era mio papà, andavamo proprio in alpeggio. Ah. Lui ha sempre fatto l'alpeggiatore, infatti abbiamo anche i cavalli così perché lui li usava. Per portare sul materiale sì, sì, e tutto. Noi andavamo in una montagna sconosciuta, che è Campagano, che sarebbe tra Valcanale, tra Zulino e Alpe Corte. Però questa montagna era sconosciuta da tutti. Sì, però e dovevi salire ancora col cavallo. Sì, anni fa. Sì, sì, sì. Non più. Allora abbiamo cominciato a picciare. Dargli il nappito il tempo della montagna, ma non su quello, solo quello lo mangia gravide. Potavo dice, dopo c'è la campagna, gal prato, gal tutti. Mio marito sa si tira più, potavo dice, se piacerà, paga. Sì, sì, sì. Poi gran parte del fieno lo produciamo noi. Ok. Ma tanto quest'anno bisogna comprarlo tanto. fine stagione valutiamo un attimo, magari qualcosa compriamo. Dopo bisogna andare a vedere cosa ha messo questo anno, perché. Vedere se il prezzo scende, perché oramai è... Mamma mia, l'erba non è mia, sono mia cosa che appena era su qui. Non c'è previsione di pioggia, niente. No, scherzi, ma te è di più di un anno che non piove più. Abbiamo la nostra mucca dal nostro punto di vista, la campionessa. E qual è? Che è noi... Questa qua e questa non è campionessa, la grigia alpina, questa non è campionessa da niente, dovrebbe partorire a giorni. Deve se è una vitella volevamo tenerla per allevarla, per mandare avanti la generazione. Dopo no, non avete so. Anche il toro o fate artificiale? Qualcosa no, facciamo fecondare. Un po' lo chiamiamo il veterinario. Il toro. Qualche lo facciamo anche. Sì, è ancora piccolino, si chiama Nerone, ha un anno e mezzo. È lei che mette il nome. Ha iniziato adesso a lavorare un pochino. Bravo, a lavorare, a divertirsi. Divertirsi, prendere i punti di vista. No, niente. Poi noi se le mucche stanno bene le teniamo, questa qua calcola 11 anni. Non è sì. Che ne teniamo tanti, per no, cerchiamo di tenerle bene. Più o meno è lui da solo. Sì, sì, sì. Come si faceva una volta. Sì. Non sì. Quegli allevamenti no. Intensivi. Veterinario, no, no. Noi siamo un allevamento estensivo. Un veterinario qua gira poco, infatti te lo potrà dire anche lui. Usiamo sì, ancora i rimedi della nonna, proviamo. Se poi non funzionano, chiamiamo. Però prima proviamo un attimo a valutare se si possono fare le cose interne, l'esperienza tramandata. Lei calcola che ha l'età del Flaminio, del Beretta. 75. 74. No, sono 74. Anni temprati, probabilmente nella classe d'oro, perché vedi che non mola mai. Flaminio è un bel personaggio, va. Cioè, penso che oggi in realtà così sono... Sì, sono introvabili. Sono introvabili. Ancora le capre. Allora, qua abbiamo due caprette, le teniamo più che altro perché era una passione di mio papà, dato che mio fratello non ne va molto matto. E pensavamo l'ultima nata lì di allevarla quest'anno, dato che era una bella femmina. Cosa sono orobiche queste? O i croci già? I croci, non abbiamo una razza selezionata. Vieni. L'estate vanno in montagna. C'è un signore qua che le segue, le mandiamo su sopra Valcanale, vanno in montagna. Ed inverno le teniamo noi qui o un po' fuori, un po' dentro. Ce le gestiamo, ma sono proprio due. Una questa è proprio passione. Sì, questa è proprio passione. Abbiamo due cavalli e un asino. Questi qua sono i nostri due cavalli più l'asinello. Rosy, Bimba e Lucia. Sono gravide? Sì. Queste due sì, ma anche l'altra. Ma con la... Ah, tutte femmine. Tutte sì, femmine, sì, tutte femmine, femmine, generazioni di femmine. Una volta li usavamo, adesso sono più anche questa una passione. Compagnia. Sì, sì. Ciao. A me piaceva andare a sella, lei l'ha usata un po'. Dopo adesso con i bambini non riesco più. I bambini li montano? Ma sì, così a pelo qua nel prato, sì, sono sì. Tutti domestici. Sono bravi. Proprio da fare giri, no, però qui nel prato così, sì. Ma così spera che venga la passione. Sentiamo. E beh, bravi. Loro stanno fuori tutto l'inverno. Ma è perché qua nevica poco, oh. Quanti ce nevica? Quest'anno stanno fuori. Va sempre indietro, neve, ne viene sempre di meno. Sempre di meno, sì. Ma io sono, nevicava anche. Sono gli ultimi anni e come acqua a parte il canale
critica quest'anno. L'anno scorso hanno svuotato un po' tutti i laghi con la storia della siccità che serviva. E anche Fieno l'avete fatto meno. Sì, l'altro anno sì. Primo abbiamo fatto bene, il secondo niente. Abbiamo fatto qualcosa di terzo che solitamente non lo facciamo. Sì, perché aveva piovuto agosto, sì, così. Rispetto agli altri anni. Però è critica. Poi cioè, l'acqua quest'anno non è venuta, le dighe sono vuote. Non sarà un problema quest'anno di nuovo. Vieni. Allora, ripeto, il quantitativo che lavoriamo è poco, questi qua sono quelli che abbiamo fatto stamattina. Facciamo la formagella, lo stracchino e il formaggio più stagionato, forme più grosse. Questo è quello di ieri e viceversa va avanti. Salatura a mano. E qua la stufa è accesa perché si sente il caldo e per asciugare. D'inverno la accendiamo sempre, sia mattina che sera, proprio per riscaldare l'ambiente e far sì che la formagella asciughi più bene. E la usiamo anche per scaldare l'acqua, quelle cose lì. D'estate invece no, già con le sì. Non lo usiamo. E qua fai vendita diretta? Io la vendita la faccio direttamente in cantina. Qui lavoro. Poi ci spostiamo in cantina, lascio qua una settimana in asciugatura più o meno le formagelle, dopodiché le sposto in cantina. E lì faccio la vendita diverse volte. Ma è sulla strada? No, tutto qua. La tutto qua. C'è la bassa. Quindi devono venire qua. Vuoi dare l'indirizzo? Allora, Ardesio, via Cunella, numero 4, ditta Zuccalli Costanzo. Il numero di telefono, così se qualche turista di passaggio. Allora, il telefono do il mio, perché sono quello che risponde. 329-377-4101. Ok. La nostra vendita è basata sul passaparola, perché non abbiamo né Instagram. Niente. Però vedo che col passaparola lavoriamo bene, la gente... Ma vedrai quanti arrivano con i miei video. Speriamo, dai, va bene, li aspettiamo allora. Vieni, ti faccio vedere la cantina e poi... Ok. Siamo a posto. Ecco qua, questa è la stagionatura. Questa è la nostra cantina, io i prodotti privato lo porto qua, li vendo qua. Come vedi facciamo stracchini, diversi tipi di formaggio. Poi questi qua sono già venduti, meno male li porto sui 6 mesi. Come questi quanto hanno di stagionatura? Allora, le date sono, dopo io le registro in base alle date, scrivo le date e mi scrivo quando l'ho fatto. Adesso dirti giusto, dovrei andare a vedere il mio foglio, però bene o male io li porto su 6 mesi. Quando sono 6 mesi contatto il cliente e gli dico, ho pronto il formaggio, te lo porto, sì, buono, se lo porto così. Tipo Natale, invece altri periodi, Pasqua, Natale, che so che mi gira gente, magari c'ho il formaggio, lo taglio, lo vendo anche a fette, dipende un po' com'è il giro. Questo è fatto a forma di cuore. Qui ognuno viene giù, si sceglie la forma, la grandezza, la stagionatura se c'è la possibilità, perché se vendiamo non c'è molta possibilità di stagionatura. E basta, stracchino. Basta. Dopo io ogni tanto sperimento, provate. Bravi, bravi. Ho un punto di domanda. No, un punto di domanda. Allora andiamo a prendere il caffè adesso. Certo, più di volentieri. Ti facciamo assaggiare i nostri prodotti, dai. Assaggiamo quale specialità, salame di asino e i formaggi, altro che caffè, ma ci viziate troppo. Allora ti lascio andare che è il lavoro che ti chiama, ciao. E guarda tipo il video in televisione stasera, ciao, grazie a voi. E allora colazione l'abbiamo fatta, il caffè l'abbiamo preso, e basta dirvi grazie. Grazie a lei che è passata. Grazie a te. Grazie a te. Allora, digli a tuo marito di continuare a seguire i video di Dejo. Va bene, allora gli diremo di continuare, sicuramente guarderà. Ok, ciao, alla prossima, se ritorno di nuovo qua in valle passo a trovarvi. Adesso sai dove abitiamo, puoi passare tranquillamente. Ok, grazie, ciao. Ciao, ciao. Grazie a lei.